Ciao ragazze, buona festa della donna. Come va? Sto puntando su questa, diciamo, tra virgolette, su questo grappolino di mimose che ho fatto. Sarebbe una spilla che non indosserò mai. L'ho creata soltanto per omaggiare tutte le mie amiche, le mie conoscenti, tutte voi su YouTube, le mie amiche del forum, Capricci di Perline, insomma, tutte le ragazze che conosco virtualmente e non, per augurare appunto una buona festa della donna. Che farete di bello? Io penso niente, starò a casa con mio marito, passerò come un giorno qualunque, anche se vabbè, fino a un po' di anni fa non ho lesinato, diciamo, le uscite insieme alle mie amiche in cui ci si andava a divertire, insomma, la solita pizza, la discoteca, con l'annesso strip maschile, insomma, tutte quelle boiate lì. E vabbè, mi ricordo anche che erano molto divertenti e la cosa che più apprezzavo era vedere tutte le signore, magari quelle più attempate, che si contorcevano strappandosi i capelli davanti al palco con i ballerini e gli spogliarellisti. Era proprio divertente. Vabbè, insomma, qualsiasi cosa facciate, divertitevi e tanti auguri ancora. Adesso cominciamo con qualcuna delle mie creazioni di questi giorni. Non ho lavorato tantissimo perché sono stata abbastanza presa con il lavoro, però a costo di fare le ore piccole io devo preallenare se non partisco. Quindi vabbè, andiamo a bomba, vi faccio vedere questa. È un girocollo proprio, non è una collana lunga, resta abbastanza corto ed è fatta con la tecnica ovvero con la catena chiamata San Pietroburgo, la San Petersburg. Ho poi incastonato un cristallo Swarovski che stesse bene con la tonalità delle perline che ho usato e niente, l'ho messo al centro. Come chiusura ho usato una chiusura vintage anni 50 perché è in argento questa, pensavo che si abbinasse bene con la realizzazione. Allora, impressioni sulla tecnica. Io non avevo ancora fatto molte cose con questo tipo di catena. È la prima volta che faccio una collana. Avevo fatto cose piccole tipo bracciali o piccoli particolari tipo la foglia della mimosa che avete visto prima. Di cosa mi sono resa conto? Che questa lavorazione è molto duttile quando si piega. In che senso? Se siete amanti delle lavorazioni a base piatta, come può essere questa, o come può essere ad esempio l'herringbone piatto, io vi consiglio di optare per questa. Il motivo qual è? A parte quello estetico che secondo me è proprio carino, cioè niente da dire, è un tipo di lavorazione molto, molto carina. E poi adesso vi faccio vedere una cosa. Questo cos'è? Questo fa parte del mio angolo laboratorio prove. È un pezzo di, diciamo, catena ad herringbone piatto, a cui vabbè avevo appeso dei fronzoli perché volevo fare un esperimento. Ma cosa volevo farvi notare? Vedete come si piega l'angolo, della mia collana? Ma rimane comunque dritta, non ondula comunque, segue comunque la sua trama senza girarsi, mentre qui guardate quest'angolo, anche se non è girata come questa, lo è anche un po' meno. Vedete come si ondula? Non rimane bella piatta, bella dritta. Quindi una collana o la fate, no, non saprei neanche come a questo punto, o la fate proprio cortissima, altrimenti più lunga sarà e più secondo me andrà a contorcersi così. Come effetto abbastanza antiestetico. Io qui poi tra l'altro mi sono accorto mentre mi accorgevo di questa cosa, ho detto boh, proviamo magari a continuare la lavorazione con un herringbone tubolare. Poi non ho più preso in mano questa lavorazione, l'ho lasciata così. Comunque, ecco, quello che volevo farvi notare è come questo tipo di catena segue bene le curve. Questo da cosa dipende? Dipende dal fatto che, a differenza dell'herringbone, che è praticamente una striscia di perline, questa ha praticamente una struttura a
all'isca di pesce, a spina di pesce, per cui le parti esterne, sia a destra che a sinistra, rimangono un po' aperte e seguono senza nessun problema le curve, insomma, che gli vengono attribuite, senza girarsi né attorcigliarsi, eccetera, eccetera. Quindi spero che questa collana vi sia piaciuta e vi faccio vedere qualche altra cosa. Una collana molto lunga, abbastanza lunga, io in genere faccio corte, è questa. E ve la faccio vedere un po' a pezzi perché altrimenti devo andare fuori dalla finestra. Allora, cominciamo da qui. Sono dei pezzetti di catena argento a cui ho applicato diversi tipi di perle e cristalli. Abbiamo del cristallo appunto color lilla, lavanda chiaro, trasparente, delle perle in giada lavanda, del calcedonio e poi ho fatto questo componente, ho rivestito un'oliva in legno da 4 centimetri di lunghezza, con le due classiche, col logo che voi conoscete più o meno, un po' più o meno stilizzato, e poi l'ho chiusa, invece che non l'ho chiusa dritta stringendo, praticamente ho applicato questi bicono da 3 color ametist sia sopra che sotto, li vedete questi piccolini? Ok, poi qui ho messo queste due coppette fatte con gli Swarovski e le Delica, ma questa perla di calcedonio. E per finire c'è la scatola di cerini. No, è un rettangolo di legno rivestito a peyote, sempre negli stessi colori delle altre perle. E poi c'è questo ciuffolotto di sfere di giada lavanda. E niente, è una collana abbastanza lunga. Boh, qualcosa di carino, particolare secondo me per la prima linea. Questo tra un po' succhiamo, anche perché basta questo freddo e vento e neve. Infatti mi sto dando tutta creazione con colori primaverili estivi perché non so voi, ma io mi sono rotta. E infatti adesso arriva la mia altra creazione. Eccola qua. Questa è una catena, ciao, è una collana fatta con materiali che avevo tipo da 2 anni, 1 anno, 2 anni via, non avevo mai usato. E ho detto, è arrivato il momento di fare le grandi pulizie e di mettere insieme qualcosa di diverso rispetto alle cose che faccio di solito. Cosa sono questi dei triangoli? Bah, mi sono impallata. Questi, vabbè, questi sono dei triangolini di madreperla che sono alternati con delle perle nere australiane, che me ne erano rimaste, le vorrò riprendere perché mi piacciono un sacco. Le avevo prese a Milano in un tour nella famosa via Settembrini, quella dove ci sono un sacco di negozi di pietre dure, argento, bellissimo, insomma, se vi capita di andare a Milano, tra l'altro è proprio dietro la zona stazione centrale, quindi comodissimo. Beh, avevo preso questo filo di perle, le ho messe, le ho alternate e il girocollo è fatto con questi pezzetti neri che sembrerebbero delle liquirizie, in realtà è corallo nero. Qua, piccola parentesi, questo corallo nero aveva il foro che non era, dunque, non era verticale, ma era orizzontale. Però a me servivano così, quindi cosa ho fatto? Ho pensato bene di prendere il trapano che avevo comprato alla fiera di Bergamo e di mettermi a fare la trapanatrice folle. Quindi ho preso ogni singolo pezzetto, e l'ho trapanato nel verso opposto. Io non voglio neanche farvi immaginare la puzza che ha fatto questo corallo a contatto con la punta del trapano mentre veniva forato e scaldato. Cioè, sembrava di essere tipo, che ne so, nello stomaco di una balena putrefatta. Sì, non è una bella scena, però più o meno la puzza era quella, oscena. Meno male che poi dopo, finito di trapanare, la puzza non rimaneva, la perla, insomma, le perline non puzzano. Niente, dopo questa felice parentesi, vi saluto e vi auguro ancora una buona festa della donna, divertitevi e a presto, ciao, ciao, ciao.